Ciao, oggi prepariamo i gnocchetti con broccoli e aromi vari. I gnocchi per due porzioni sono 500 grammi, logicamente per una porzione sono 250, questo se non si mangia pane e queste sono le porzioni per il pranzo di mezzogiorno, la una, non sono le porzioni per la sera. Broccoli a volontà. Io li ho fatti cuocere nel microonde in 9 minuti al massimo, coperti con un cucchiaino d'acqua, vengono perfetti, mantengono tutte le qualità che hanno, le loro proprietà nutritive, mantengono anche il colore, sono buonissimi e non necessita assolutamente l'aggiunta di sale. Poi, facoltativo, il solito peperoncino, un pezzettino di sedano, un bicchiere di marsala semisecco. Uno spicchio d'aglio, mezza cipolla, un cucchiaino di brodo granulare di verdura, possibilmente con poco sale, e un cucchiaino di paprika. E adesso tritiamo i nostri ingredienti, la nostra mezza cipolla, il peperoncino e l'aglio. Logicamente chi non vuole il peperoncino non lo trita. E il sedano, tritiamo tutto assieme e li mettiamo nella padella. Ecco qui, cipolla, peperoncino, il pezzettino di sedano e l'aglio tritati finemente. Adesso aggiungiamo il nostro bicchiere di marsala. I nostri broccoli. E adesso fuoco alle polveri. Ecco qui, si sta asciugando bene. Abbiamo aggiunto i nostri sapori e a questo punto aggiungiamo anche un bicchiere d'acqua calda e alziamo nuovamente il fuoco. Ecco qui, si sta asciugando bene. Abbiamo aggiunto i nostri sapori e a questo punto aggiungiamo anche un bicchiere d'acqua calda e alziamo nuovamente il fuoco. Aspettiamo che appassiscano ancora un po'. Mi raccomando, mescolate il più possibile e staccate i pezzettini dai bordi. Più lo mescolate e più diventerà cremoso e più gli gnocchi, anche malgrado non ci sia sale o altro, diventeranno saporitissimi. Fidatevi e poi assaggiate. Il famoso provare per credere. Ed ecco qua i nostri gnocchi, sono quasi pronti, appena l'acqua si sarà quasi totalmente asciugata li possiamo impiattare. Ripeto, bella spolverata di grana o anche di pecorino se vi piace e un filo d'olio a crudo, meglio se extravergine di oliva. Che ve ne pare? Se vi è piaciuto il video vi raccomando datemi un like e soprattutto condividetelo perché le mie ricette servono penso a tutti quelli che vogliono perdere peso senza rinunciare alla buona cucina. Buon appetito e alla prossima ricetta. Ciao!